Ed ora massima concentrazione e totale sul progetto e sulle procedure tecniche. Il lavoro per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi procede a ritmi spediti in questa direzione subito dopo la firma del ministro Tria alla concessione totale. Il prossimo passo sarà il decreto definitivo del MIT, il Ministero dei Trasporti, che poteva arrivare solo dopo la firma del ministro alla concessione totale. Questa mattina di buon'ora una riunione operativa con il presidente Antonio Ferraro e l'amministratore delegato, oltre che il consigliere regionale ai trasporti Luca Cascone. Ad esprimere entusiasmo e una prospettiva rosea per il futuro dell'aeroporto di Salerno è stato questa mattina anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In attesa che la Corte dei Conti, ha detto, dia il via libera sui decreti, si può finalmente parlare di una svolta legata al lavoro svolto dalla Regione Campania con la creazione del sistema aeroportuale della Campania. La svolta è stata determinata da una cosa molto semplice, dall'accordo fatto dalla Regione con Capodichino e con l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, con uno scambio di quote di partecipazione che hanno consentito di costituire il sistema aeroportuale campano. Se non ci fosse stato il sistema aeroportuale campano avremmo fatto soltanto chiacchiere. Cosa significa? Significa che la gestione dei due aeroporti sarà in capo all'aeroporto di Capodichino, che ha dimostrato una efficienza in questi anni davvero eccezionale. Questo garantirà ovviamente di fare i lavori di prolungamento della pista, per i quali aspettiamo da anni. La Regione farà un ulteriore investimento di 100 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all'aeroporto e di 50 milioni di euro per la viabilità intorno all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. L'obiettivo che abbiamo è di avere, al termine dell'allungamento delle piste, nell'arco di 3-5 anni, 3 milioni e mezzo di viaggiatori. 3 milioni e mezzo di viaggiatori in una realtà come la provincia di Salerno significa la rivoluzione economica. Rivoluzione economica anche per la Campania. Sapete che Capodichino non può espandersi oltre i 10 milioni di viaggiatori perché è un aeroporto collocato in piena zona urbana. Per ragioni di sicurezza non può andare oltre, dunque è un vantaggio anche per Capodichino. L'obiettivo è di arrivare complessivamente fra i due aeroporti a un numero di viaggiatori di 17 milioni e mezzo, cioè cominciamo ad avere un sistema aeroportuale di livello superiore. L'obiettivo occupazionale più 8.000 posti di lavoro, l'obiettivo economico più 150 milioni di euro di prodotto interno lordo che cresce nella Regione Campania. Stiamo facendo quelle svolte strutturali che cambiano il volto dei territori, delle regioni e dei comuni.